Oggi a terza pagina approfondiamo la figura del cardinal Newman, presto santo, e poi l'Università Cattolica di Milano ci svela i suoi tesori. John Henry Newman, pensatore, scrittore, poeta, uomo di profonda cultura e profondissima fede, sarà presto santo. Il Papa ha da pochi giorni autorizzato la sua canonizzazione, ma qual è oggi la sua importanza e l'influsso del suo pensiero? Ciò che è straordinario di questa figura è che anche dopo la conversione gli anglicani ne riconobbero l'importanza, con un certo, diciamo, con un certo dispiacere, sa come quando si vende un grande giocatore a una squadra avversaria, magari quella del derby. E ovviamente i cattolici apprezzarono il fatto di avere conquistato una figura così centrale. La sua intelligenza lo portava anche a capire che in quel momento anche il modo in cui si scriveva mutava. E io infatti mi sono permesso di definirlo una sorta di codificatore letterario e culturale, visto che parliamo di letteratura, che aveva ben presente cosa era opportuno scrivere per i propri destinatari. Quali sono i temi centrali della sua opera? Una nuova riflessione sulla persona. Quindi, se lo trasferiamo in ambito culturale, anche sul coraggio che la persona deve avere nella comprensione della realtà che lo circonda e del modo in cui questa realtà può essere modificata. E poi l'altra meravigliosa che lui disse, che per capire davvero, non è proprio letterale, ma per capire davvero cos'è la vita e come funziona la realtà, bisogna cambiare molto. E io trovo che sia geniale, perché ovviamente al cuore, appunto, di questo sta in realtà l'idea che c'è un centro, che ovviamente è l'insegnamento cristiano. Il 20 febbraio del 1888 nasce a Parigi Georges Bernanos, scrittore e uomo di fede profonda. Spirito contraddittorio e affascinante, è famoso per il suo romanzo Diario di un curato di campagna e per i dialoghi delle Carmelitane. L'Università Cattolica apre le porte alla città per incontrare cittadini, imprese e istituzioni, stand, incontri, eventi musicali e teatrali e visite guidate ai tesori nascosti di Largo Gemelli. Si chiama L'Università che non ti aspetti, idee e progetti a servizio della società e dei territori. L'evento dedicato a valorizzare iniziative, idee e progetti che mettono in relazione ricerca e formazione universitaria con il tessuto sociale e territoriale, mostrando i percorsi di formazione continua per potenziare le proprie competenze e offrendo anche agli alunni la possibilità di essere coinvolti nelle attività proposte. L'università, oltre alle attività di insegnamento e di ricerca, svolge moltissimi progetti che riguardano la società, il territorio, gli enti, le persone ormai in fase di maturità nella loro carriera. E noi abbiamo voluto fare una fiera, un momento di incontro in cui la cittadinanza potesse incontrare l'università e potesse rendersi conto della grande varietà di queste iniziative.